prima volta che lo vedete? Ma io sono troppo emozionata nel dirvelo. Tra poco uscirà un nuovo prodotto di Ninna e Matti. Il primo album ufficiale di figurine di Ninna e Matti. Sono troppo emozionata! Cosa? Avete capito bene? Questo è il primo album ufficiale di Ninna e Matti. Un saluto dalla stanza di Ninna. E dalla stanza di Matti. Mia cara Ninna, oggi ti sfido. Andremo a costruire una stanza segreta a testa. Io farò la stanza segreta dei maschi e io delle femmine. La mia sarà molto più bella, te lo dico già. E sai perché? Perché? Perché io ho buon gusto e tu no. Ah sì? Allora ti aggiungo anche un'altra regola. Abbiamo 10 minuti a disposizione per costruire la nostra stanza segreta. Secondo voi, falsacchiotti, chi vincerà? Io, cioè la stanza di Ninna femmina, o Matti, la stanza di Matti schifoso maschio puzzolente? Scrivete nei commenti chi secondo voi sarà il vincitore. Ma ora 3, 2, 1, iniziamo! Questa è la mia stanza segreta. Guardate, c'è una bellissima parete in legno. Poi abbiamo lo sfondo azzurro, che è il mio colore preferito. Vedete, ho anche la felpa. E poi delle bellissime nuvolette. La mia stanza è super spaziosa e sarà sicuramente più bella di quella di Ninna, perché mi è venuta in mente un'idea geniale. Ta-da! Questo è il primo oggetto che utilizzerò per arredare la mia stanza segreta segretissima. Allora, avete capito cosa sono? L'avete capito? Guardate qui, il pavimento puzzle! Sono sicuro che a Ninna non verrà mai in mente un'idea del genere, quindi guadagnerò un punto in più grazie al mio pavimento. Iniziamo! Matti sicuramente starà preparando la sua camera, mettendo cose a caso, tirandole in aria, come fa sempre. Io invece qua dentro ho un'idea ben precisa. Innanzitutto guardate, il mio maglione è lilla. I fiorellini qua sopra sul muro sono lilla. La sedia che metterò dentro la mia stanza segreta è lilla. Quindi sarà tutto abbinato alla perfezione. Come prima cosa però dobbiamo mettere il pavimento, ovviamente lilla! Bellissima! Ora sì che il mio pavimento è molto più bello. Guardate qui. Oh, comodissimo. La mia stanza segreta sarà super colorata. Sta già prendendo forma. Ora che ci penso, io non so come si arreda una stanza. Una volta che si mette il pavimento, cosa bisogna fare? Idea. Metterò tutte le cose che mi piacciono. Insomma, è la mia stanza segreta, no? Quindi sicuramente non possono mancare i miei cappelli. Che li mettiamo, ecco, tipo in questo modo. Vedete? Sono perfetti. Cappello rosa, cappello rosso e cappello nero. E adesso, non mi resta che prendere qualche oggetto a caso? Per avere una stanza bellissima e perfetta da femmina, quale sono? Userò il lilla ed il rosa, alternato ovviamente. La mia sarà una stanza bellissima, vi inviterò tutti, tranquilli. Non ho il viola. Quindi sapete cosa dobbiamo fare? Ve lo dico io. Andremo nella stanza di Matti di nascosto e gli ruberò due pezzettini di puzzle. Altri oggetti presi. Sono oggetti messi tutti quanti a caso. Però vabbè, guardate un po'. Il primo oggetto che ho preso è una bottiglia d'acqua mezza vuota, perché sì, potrei sempre avere sete. Questa la posizioniamo qui, a fianco a me. E poi arriva il tocco di classe. Le mie cuffie da videogiochi da ultracampione del mondo. E anche il mio joystick. E lo sapete per quale motivo la mia stanza segreta è la migliore? Perché collegando questo cavetto, guardate un po', lì c'è la mia postazione e posso giocare a Fortnite! Giocare a Fortnite mentre sono nella mia stanza segreta! Facciamo una partita! Uffa ragazzi!
Matti. Matti è nella sua stanza segreta, quindi io non posso entrare a rubare il suo puzzle. Aspetterò che se ne andrà, però voglio fargli uno scherzetto. Ehi, Matti! Oh, aspetta, ehi, ma quello è il mio cappello. Ninna, perché mi hai rubato il cappello? Non te l'ho rubato, sta meglio a me. Dammelo, subito, grazie mille, ecco qua. E ti ricordo che c'è una regola. Questa è una barriera divisoria. Non puoi passare con il braccio dalla mia camera, ok? Ok? Ok, ok, ho capito, continuerò ad arredare la mia stanza. Molto bene. Immaginate se riesco a fare una vittoria anche dalla mia stanza segreta. Mamma mia. Woohoo! Ho eliminato un nemico. Non ci posso credere, sono troppo forte anche dalla mia stanza segreta. Ho un sacco di cose da mettere ancora. Il pavimento lo finiremo dopo, tranquilli. Allora, come prima cosa vorrei mettere questo iPad, che in realtà ho rubato a Matti, perché almeno così posso vedere i video quando sono nella mia stanza segreta, ovviamente. Aspettate un attimo. Ma questo iPad è rotto! Vabbè, l'importante è che si veda la mia bellissima faccia nei video di Nina e Matti. Poi guardate cosa ho preso, una bellissima lampada d'arredamento di design moderno. Ora la devo solo attaccare qua alla spina, ok? Molta più luce. Sotto la lampada andrò a mettere questo bellissimo puff con questa piantina carinissima. È importante avere le piante in casa perché mettono una felicità incredibile. Guardate che carina, sembra che abbia i capelli. E guardate cosa ho qui, Ninna del portale magico. Anzi, sono proprio io, guardate, come nella copertina del nostro libro. Ecco qui ciò che mancava. Ops, un po' di cibo. Guardate, un lecca lecca gigante. Tanti biscotti per me. E anche i marshmallow. Ah, aspettate un secondo, ma la mia stanza segreta non ha il pavimento qui. Cosa? Perché non mi avete avvisato? Ah, sono proprio uno sbadato. Nemmeno una cosa so fare. Vabbè, rimedio subito. Ecco qui, mettiamo questo qui. Mettiamo questo qui. Vabbè, sentite, è inutile che li metto bene. Tanto l'importante è che ci sia il pavimento, no? Direi che così è completato. Non serve essere precisi, l'importante è che la stanza abbia tutto ciò che serve. Qua va bene. E qua andrò a mettere la mia bellissima borsetta. L'adoro, anche se in realtà non entra niente dentro. Cioè, proprio niente, proprio niente. Però è bellissima. Qua vado a posizionare Ninna e Matti, il portale magico, proprio in bella vista. E invece qua sopra sto per mettere una cosa che non avete mai visto. Sono troppo emozionata, forse non dovrei urlare. Non so se Matti si può arrabbiare, è la prima volta che lo vedete, ma io sono troppo emozionata nel dirvelo. Tra poco uscirà un nuovo prodotto di Ninna e Matti, il primo album ufficiale di figurine di Ninna e Matti. Sono troppo emozionata. Cosa? Sì. Lo vuoi annunciare senza di me? Oh, scusa. Avete capito bene? Questo è il primo album ufficiale di Ninna e Matti, quello di figurine, le figurine che si attaccano, le figurine bellissime. Io lo adoravo da piccola, prendevo tutti gli album e attaccavo solo le figurine. E di questo album attaccherò tutte le figurine fino all'ultima. E dal 4 aprile potrà essere vostro. Avete capito bene, dal 4 aprile l'album di figurine di Ninna e Matti con tutte le figurine più belle di sempre uscirà in edicola. Ma voi potete già preordinarlo nel link in descrizione, perché se lo preordinerete riceverete un regalo speciale e soprattutto sarete i primi a riceverlo a casa. Voglio far vedere uno spoiler. No, Ninna. Basta così! Oh, non vedo l'ora che lo abbiate anche voi! Iniziate a ordinarlo tutti! Ecco qua, l'album lo metto qui, in bella vista, però ora devi andartene. Questa è la mia stanza e non sono ammessi maschi! Ciao! Perfetto! La mia stanza è quasi conclusa. In realtà sto aspettando che Matti se ne vada per prendere i suoi pezzi di puzzle. C'è un piccolo problema. Diciamo che nella mia stanza segreta, ecco, manca una cosa: il bagno. Quindi torno subito. Quello era Matti. Era Matti che spacca la porta.
Meglio se lo spengo. Matt ha appena sbattuto la porta. Significa che è uscito dalla stanza. Significa che io posso rubare i suoi pezzi di puzzle. Oh, che brutta stanza. Pensavo la facesse un pochino meglio. Va bene, rubiamo questo. Mi serve questo. Questo. Oh oh. Secondo me nemmeno se ne accorge che gliel'ho rubati. E infine. Questo, sono pronta. Il pavimento poteva venire molto meglio, ma sono tanto soddisfatta della mia stanza segreta. Venite, venite, vi faccio vedere un'altra cosa. Non lo dite a Matti, mi raccomando. Questa sono io. Sono bellissima, lo so. Ma potrete vedere tutto l'album solo una volta che lo avrete fra le vostre mani, dal 4 aprile. Oh, eccoci tornati qui. Ma cosa è successo? Il mio pavimento è stato distrutto, le mie cuffie si sono rotte e i miei cappelli non sono in ordine. Oh, non ci posso credere, la mia stanza segreta è appena stata colpita da un tornado. Ma io non credevo ci potessero essere i tornadi in casa. Forse solo una grande raffica di vento. Oh, sono fregato. A che gioco potrei giocare? Vediamo, vediamo. Questo qui, questo mi sembra carinissimo. Come si gioca? Non lo so usare questo iPad. Allora, devo pulire il naso di questo bambino. Ok, ok. Ah, livello completato, ma è facilissimo, voglio farlo ancora. Dobbiamo sentire il cuore di questo bambino. Allora, il cuore sta... Cosa devo fare con questo coso? Il cuore sta qui. Ah, ok, eccolo, lo stiamo sentendo. Dobbiamo misurare la febbre. Vediamo... 97? Che significa 96-97? Non lo so, comunque livello completato. Vabbè, ora basta giocare, è il momento di fare il room tour segreto della stanza di Nina segreta femmina. Matti, vieni! Ok, arrivo. Ma cosa vorrà adesso? Salve, benvenuto. Salve, quindi questa sarebbe la tua stanza? La mia bellissima stanza, vorrei dire. Bellissima, sicuramente non bella quanto la mia. Mia. Comunque, qua dietro, se ti sposti, devi vedere Ninna Bambola. Ma che carina! Assomiglia a te! Ovvio, sono io. E poi c'è anche la mia borsettina. Ma sembra più una cosa per pulire, guarda. Smettila. Allora, qua invece c'è il tuo iPad. Smettila. Ok. C'è il tuo iPad. Ah, e quindi tu hai arredato la tua stanza col mio iPad? Sì. È bellissimo giocare mentre sono nella mia stanza segreta, eh. E poi non so se hai notato, guarda, lilla. Ah, wow, anch'io avevo dei puzzle di questo colore. Solo che prima c'è stata una raffica di vento che me li ha portati via. Sì, vabbè. Sì, tantissimo vento. Vabbè, comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Qua abbiamo Nin Matti il portale magico con una bellissima piantina. Poi, il microfono. No, già lo conosco, non c'è bisogno. Non questo c'è bisogno. No. Ciao, Matti. No, ciao. Tutto bene? Ti canto la canzone. Lo sapevo che l'avresti fatto. Via, canzone, andiamo avanti. Oggi no. No, la devo cantare. Nella mia stanza segreta si cantano le canzoni. Beh, devo ammettere che questo microfono... Questo microfono rende la tua voce molto carina. Ok, basta, la smetto. Qua ho una bellissima sedia. Lilla ovviamente. Sì, certo, come tutto con il resto, perché la mia stanza è bellissima, abbinata. E qua l'album di Nina e Matti, quello ufficiale, quello che uscirà il 4 aprile, quello nuovo bellissimo di sticker che ha anche una storia in mezzo molto affascinante. L'album che ovviamente completerò io per primo con tutte le figurine, invece tu no. Non credo proprio. Come ultima cosa abbiamo una bellissima lampada d'arredamento di design moderno. Ok, molto bene, adesso posso andare a giocare? Non mi fai fare il tour della tua stanza? Hai paura che io dica che sei brutto? No, il tour della mia stanza. Beh, come dire, la mia stanza è molto più bella della tua. Quindi sì, non ti consiglio di vederla. Ok, andiamola a vedere. Ok. Oh, ecco qui la mia stanza segreta. Aspetta che c'è questo e c'è anche questo. Non sì. È nemmeno riordinato. No, diciamo che c'è stato un tornado, capisci? Non è sì. Colpa mia. E guarda, tornado. Qui c'è un lecca lecca e c'è una... Oddio.
bottiglia mezza vuota. Matti, ma la tua stanza è bruttissima e puzza anche un po'. Ehi, come ti permetti? La mia stanza è bellissima. Guarda il tocco di classe. Guarda lì. Puoi giocare a Fortnite. Posso giocare alla PlayStation direttamente dalla mia stanza segreta. L'unica cosa decente di questa stanza. La mia stanza è meglio della tua. Ah sì? Lo decideranno i falsacchiotti. Ah sì? Uh-huh. Falsacchiotti, scriveteci nei commenti se la stanza di Matti Maschio è la più bella oppure quella di Ninna Femmina. Quella di Ninna Femmina, ovviamente. Non c'è neanche bisogno che io lo dica. Ok, ma svelami un segreto. Sei stata tu a rubarmi i pezzi del puzzle?